Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi ritorniamo con una lattina di Monster che sicuramente conoscerete, ma non annoiatevi, perché sarà qualcosa di veramente nuovo. Infatti la lattina in questione è la Monster Ultra Black, però ragazzi, questa qui ha qualcosa di veramente speciale, ha in riservo per noi numerose sorprese. Perciò mi raccomando, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Questo è un contenuto unico. Ed eccoci qua ragazzi con ben tre lattine di Monster Ultra Black. Tutte e tre designano la storia a livello cronologico di questa bevanda. Il design nel tempo è cambiato, è stato revisionato, ricostituito. Pertanto è sempre rimasto molto simile. Possiamo però scorgere già numerosi particolari. Prima di iniziare però mi sembra opportuno illustrare per correttezza e trasparenza quelle che sono le date di produzione di queste tre Ultra Black. Ebbene, quella a sinistra è del 2013, quella al centro del 2018, quella a destra del 2020. Questo ci aiuterà con molta facilità a comprendere molte cose riguardo a questo confronto. Partiamo ragazzi dalla versione più recente, quella del 2020. Questa qui possiede praticamente il logo standard delle Ultra, di colore argento con una lieve ombreggiatura nera. In basso abbiamo impresso la scritta Monster Energy Ultra Black. Mi raccomando, tenete in mente questo format di colori perché ci servirà. Guardando invece la parte alta della lattina, sul collo troviamo impressa la scritta Zero Sugar con un carattere molto grossolano e imponente, ormai lo sappiamo, caratteristica delle lattine più nuove. Pertanto questa è una color top, ha il collo di colore nero con la linguetta rossa. Pertanto anche i motivi in alto intorno alla scritta Zero Sugar, così come le illustrazioni sia a destra che a sinistra, praticamente ricalcano dei motivi dal colore parzialmente rosso e argentato, quindi sì, possiamo evidenziare questi due colori. La versione intermedia del 2018 possiede sempre il logo argentato con l'ombreggiatura nera, pertanto anche in basso quello che è il format delle scritte e colori è rimasto praticamente lo stesso, Monster Energy Ultra Black. Pertanto se guardiamo in alto sul collo della lattina ci accorgiamo che le scritte impresse sono praticamente più piccole, con un carattere più fino e meno evidente. Anche qui si tratta di una lattina color top, infatti il collo è nero con la linguetta rossa. Intorno alle scritte troviamo come al solito le illustrazioni rosse e argentate. E lo stesso vale per i motivi praticamente a destra e a sinistra della lattina, illustrazioni che di fatto pervadono nella sgargiante luminosità, quindi colore argento e rosso. Passiamo ora alla versione più datata, quella del 2013 ragazzi. Il logo è argentato sì, ma anziché possedere un'ombreggiatura ritiene un leggero margine, quindi una sorta di bordo intorno ad esso. Questa è la prima peculiarità. Guardando in basso abbiamo impresso Monster Energy Ultra Black, ma se guardiamo con attenzione possiamo accorgerci che la scritta nera, anziché essere di colore rosso, è praticamente bianca, quindi univoca a ciò che possiamo vedere. In alto, come sempre, abbiamo la scritta Zero Sugar, Zero Calorie. La peculiarità è che di fatto questa lattina non ha il color top. Possiede la linguetta nera, certo, però il collo è di colore argento. Pertanto possiamo accorgerci che in questa versione della Ultra Black non sono presenti dei motivi rossi, delle illustrazioni nella parte alta della lattina, ovvero il rim. Cosa invece che abbiamo potuto scorgere nelle versioni più recenti. Infatti, inquadrando meglio tutte le lattine nel complessivo, ci accorgiamo di come le differenze siano praticamente evidenti.
la versione più datata, a parer mio, è quella che risulta più spenta nei colori. Non possiede alcun tocco di rosso, non possiede alcuna delineazione, sembra praticamente in bianco e nero, a discapito delle due versioni praticamente più nuove, che invece sono state arricchite con diverse particolarità, cosa che apprezzo e che mi piace. Tornando alla nostra Monster Ultra Black del 2013, ovvero la protagonista di questo video, la cosa che abbiamo capito è che di fatto possiede il silver top e la linguetta nera. Nessuna illustrazione che compone il suo fondo ha dei tratti o delle sfumature di colore rosso, a differenza delle altre versioni più recenti, però se noi la ruotiamo verso destra, ma anche verso sinistra, ci accorgiamo che dei lievi tratti di rosso li possiede impressi nell'illustrazione. Pertanto si tratta di piccolezze davvero lievi e superficiali, cosa che non ha nulla a che vedere con le versioni invece più recenti. Prendendo infatti in considerazione quelle che sono le illustrazioni, ci accorgiamo di fatto di come la versione del 2013 possiede dei tratti di colore rosso veramente molto scarsi. Le versioni invece più nuove 2018 e 2020 possiedono un'abbondanza di motivi rossi. Ovviamente questa cosa si ripete anche sul lato destro, pertanto la lattina più recente, quella del 2020, possiede il bollino che indica l'assenza di zuccheri nella lattina. Passiamo invece a quello che è il quadro della descrizione. Qui non troviamo quasi nessuna differenza, eccetto, ripeto, la scarsità di motivi rossi nella versione più datata. Però guardiamo con attenzione gli scoop. Versione del 2020 non possiede icone dei social come di prassi, codice SKU 1020, produttore AG. Versione del 2018, questa volta le icone dei social le abbiamo, il codice SKU è 0218 e anche qui il produttore è AG. Versione del 2013, questa lattina anche se ha SKU 0514C, quindi questo fa pensare che sia del 2014, in realtà è stata annunciata nel 2013 con le lattine che sarebbero poi dovute uscire in futuro. Abbiamo come produttore MCC, lo troviamo impresso qui, si tratta per l'appunto di un vecchissimo produttore di lattine, e le icone dei social ovviamente sono quelle più datate, e lo capiamo dall'icona di Instagram. Mettiamo al centro dell'attenzione la nostra protagonista. Perché questa lattina di Monster Ultra Black è così minimale? È quasi tutta in bianco e nero, il logo cambia, le scritte in alto, perfino il collo e la linguetta, così le illustrazioni che scarseggiano praticamente di colore, le scritte in basso tutte bianche, insomma molto molto minimizzata. Beh, riguardo a questa lattina dovete sapere una cosa molto importante. Si tratta di una first released, ovvero di una prima edizione. Avete capito bene, questa ragazzi è una lattina leggendaria. Si tratta della primissima edizione mai uscita della Monster Ultra Black. Per questo viene definita first o pre-released, anche se il termine più azzeccato è il primo. Si tratta della versione numero 1 mai prodotta di questa bevanda. E di conseguenza così minimale, così stilizzata, sembra innocente ragazzi, ma il suo costo si accinge intorno ai 50-60 euro, molto particolare. Ritagliamoci un momento per esaminarla meglio. Il logo, come ho già detto, non possiede sfumature, ma soltanto una bordatura. A differenza delle versioni successive, abbiamo scritto Monster Energy Ultra Black, ma questa volta la scritta iconica Energy non è di colore rosso ma bensì bianca. Anche in alto abbiamo Silver Top, linguetta nera, motivi totalmente argentati, se non per qualche lieve tratto rosso sia a destra che a sinistra della bevanda. Questo delinea una scarsità in tutto.
tabelle dei valori nutrizionali, lattina da 473 ml. Abbiamo poi, come già detto, il quadro della descrizione, logo Monster Energy Ultra Black, il motto Unleash the Beast, icone datate SQ0514C. Come già detto, però, questa lattina già venne annunciata nel lontano 2013. Che dire quindi, ragazzi, abbiamo qui una Monster Ultra Black assai datata che si è rivelata essere la prima edizione mai prodotta di questa bevanda. Quel che appunto è curioso è come il suo design fosse molto diverso e molto più minimale la prima volta che fu lanciata in commercio. Per me è davvero un gran pezzo da avere nella collezione. L'ho sempre ambito e desiderato, costicchia un po' questa First Released, si chiama così, praticamente ha un costo che si accinge intorno ai 50-60 euro, però ragazzi, secondo me, se ci tenete alla storia di questa bevanda, di questa Monster Ultra Black, e volete fare come ho fatto io nel concreto, andare a ripercorrere lo storico della bevanda, è un pezzo che non può assolutamente mancare in collezione. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se già conoscevate la Ultra Black First Released oppure no. Con questo video voglio di fatto comunicare quella che è la mia sapienza riguardo al mondo Monster e di conseguenza lasciare dei messaggi che possano di fatto dare consapevolezza a chi mi guarda. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto oppure no. Non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!